A 216 anni di distanza dal prodigio della Madonna del Conforto continua questa devozione fatta di amore, fiducia ed attaccamento alla Vergine Maria. Queste le parole del Cardinal Severino Poletto, già arcivescovo di Torino, durante l'omelia per la celebrazione della festa della Madonna del Conforto nel Duomo di Arezzo. Anche noi, ha proseguito l'arcivescovo, in questo tempo di progresso sotto molti aspetti ci sentiamo toccati da una specie di terremoto. Non nel senso, per fortuna, che la terra tremi sotto i nostri piedi, ma nel senso che abbiamo tante e tante insicurezze. C'è un'insicurezza a livello economico, qui c'è anche il signor sindaco, io non so com'è la situazione qui nella Toscana, qui nell'Aretino, ma conosco la situazione di Torino del Piemonte, quanta difficoltà per il lavoro, soprattutto per i giovani, quanta povertà dilagante, quanta paura per il futuro, quanta fatica per una ripresa economica. Questa è una insicurezza. Poi c'è un'insicurezza anche nelle relazioni sociali, soprattutto nelle famiglie. Per questo, ha concluso Poletto, anche oggi Maria ci accoglie tutti così come siamo e desidera che torniamo alle nostre case dopo aver sperimentato ancora una volta che il suo conforto sarà la nostra forza interiore.